Arrivano le decorazioni dorate su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi ci dedicheremo a decorare l'albero con i fiocchetti e le palline di Natale. Ho notato, andando a casa di una mia amica di recente, che faceva dei fiocchi in una maniera assurda. Sprecava un sacco di nastro perché faceva proprio il fiocco per fare ogni fiocco dell'albero. Io pensavo che tutti li facessero come me i fiocchetti, ma evidentemente no. Scoperto questo, ho pensato subito a voi. Ho detto, chissà come fanno i miei amici di Arte per te i fiocchi. Bene, ho deciso quindi di insegnarvi il mio metodo con un nastro dorato. Vedrete che bei fiocchi grossi, pomposi, d'effetto vengono fuori con il mio metodo. In questa occasione vi farò vedere anche come riciclo delle brutte palline di Natale, rendendole più graziose. Quanti quest'anno negli scatoloni hanno trovato palline scolorite, un po' scrostate, e quindi invece di buttarle, non sia mai, visto quello che costano, cerchiamo di recuperarle e renderle di nuovo belle e vivibili. E allora spostiamoci sul piano della lavoro e andiamo a inglitterarci tutte con le nostre decorazioni di Natale dorate. Ed ecco l'occorrente per creare degli splendidi fiocchetti e riciclare delle decorazioni di Natale degli anni passati che magari non ci piacciono più. Naturalmente le idee che vedrete in questo tutorial non sono delle idee assolute e definitive, ma potrete interpretarle e interscambiarle. Non dico per i fiocchetti, ma per quanto riguarda le sfere di Natale potrete giocare appunto con i modi che vi suggerirò e interscambiarli tra di loro. Andiamo per ordine, intanto cominciamo con i fiocchetti. Per la realizzazione dei nostri fiocchetti ci occorreranno dei nastri natalizi. Io ho comprato questi, li ho presi proprio dai cinesi a 1 euro a bobina. Dai cinesi naturalmente è in tutti i negozi che vendono articoli per il Natale. Ci sono di bobine differenti, queste per esempio le ho comprate perché è di Catania all'Alfea. Insomma, ho girato un po' di negozi, ho preso quelli più che mi sembravano più convenienti. Quindi delle forbici. Poi i gancetti di Natale, ma non i gancetti, ve li faccio vedere, li apro con voi. Gancetti di fil di ferro. In realtà a noi occorre proprio il fil di ferro da fiorai, questo così sottile è maneggevolissimo da piegare perché ci aiuterà nella composizione dei nostri fiocchettini. Poi un nastrino per il centro dei fiocchetti, io non ce l'ho qui, ce l'ho di là e poi ti dorme e non lo posso prendere, se no si sveglia e addio tutorial, quindi ci accontenteremo del cordoncino dorato, ma sappiate che con del nastrino di raso, le fascette di raso da 4 mm viene veramente stupendo, e semplicemente un po' di pazienza. Naturalmente, innanzitutto ci serve il fiocco. Io ve ne farò vedere due o tre differenti e vi farò vedere in quanto poco tempo si riesce a fare un bel fiocco. Tagliamo un fiocco, una striscia di nastro da circa 60 centimetri. Quindi pieghiamola in tre, così la arrotoliamo e la pieghiamo in tre. Ovviamente più lunghe farete le strisce, più grandi vi verranno i fiocchetti, più piccole le farete, più fiocchettini vi verranno mignon. Quindi stringete al centro, così, e con il fil di ferro stringete proprio attorno e girate per 3-4 volte, ok? A questo punto il vostro fiocchetto è pronto. È così? No, naturalmente. E allora lo aprite e lo bombate, fate scendere le alucce, 1 e 2, e già sta prendendo forma. Ora vi faccio anche dei fiocchetti più meno evanescenti come trama, quindi regolate il fil di ferro nel giusto centro in modo che il fiocchetto venga proprio ben bene, aprite le due orecchiette, voilà, e con il fil di ferro dietro potete direttamente agganciarlo al ramo dell'albero di Natale. Io di solito le composizioni che faccio sono sempre fiocchetto e sotto, subito sotto la pallina, perché arricchisce insomma
il ramo lo riempie e così anche alberi che non sono foltissimi risultano pienissimi grazie ai fiocchetti. Naturalmente la parte finale del fiocchetto tagliatela sempre a coda di rondine, quindi unite i due lembi superiori e poi dal centro verso l'esterno praticate un taglio in discesa, tac, in modo che poi vi venga il taglio tipico del fiocco bello, del fiocco regalo, del fiocco di Natale. Fate la stessa cosa da tutti e due i lati. Se volete, adesso vi faccio vedere che le bavette del fiocco scendano di più e quindi accompagnino il movimento a caduta magari del ramo o della pallina che rimane invece fissata in mezzo, dovete stringere la parte centrale del fiocco, ma adesso lo vedremo insieme, e allungare le alette. Al centro, vi dicevo, basterebbe un nastrino, una fascetta passata o sempre dorata o di un altro colore per rendere rifinitissimo il vostro fiocchetto. Noi qui lo faremo semplicemente con il cordoncino che io già piego in due, lo passo in mezzo a celare il fil di ferro, se non mi basta lo passo due volte così proprio non ci sarà modo di rivederlo e chiudo con un nodino dietro. Con matassine da 3 metri come la mia verranno fuori circa 5 fiocchi, e così 5 fiocchi, 1 euro, ci stiamo. 5 fiocchi tra l'altro belli, non 5 fiocchi brutti, schiacciati, guardate che sono bombati, guardate che sono carini. Impensabile fare il giro del fiocco, perché con una matassina di quella ne vengono soltanto 2. Adesso vi faccio un fiocco un pochettino più consistente, quindi con un nastro tutto dorato, un pochettino più spesso, questo è più evanescente, in modo che possiate vedere la differenza. Questo è un po' più corto come nastro, ma io lo farò anche più stretto, perché essendo così piena la fantasia, insomma, così non vorrei risultasse pesante. E allora anche qui lo piego in 3, però questa volta voglio che scendano le alucce. Lo piego e faccio andare in basso così i due lembi, 1 e 2. Quindi abbasso e faccio in modo che, piegando un po' a zig zag, prenda tutto. Non vi preoccupate di questa parte in più, la taglierò dopo. Quindi prendo il fil di ferro, questo l'abbiamo preso alla Auchan se non mi sbaglio, già pretagliato così, a 50 centesimi mi sembra a confezione o a 1 euro a confezione, ed è comodissimo perché sennò quella bobina dal fiorista costa un pochino di più e poi dovete tagliarvelo a ogni fiocco e girate. Ok, fatto questo, quando avete assicurato bene il fiocco, cominciate a sistemarlo. Quindi aprite le orecchiette, 1 e 2. Ok, tagliamo anche qui la parte in eccesso che era piegata. Aprite bene bene queste orecchiette. Anche qui pieghiamo e facciamo il taglio a coda di rondine da una parte e naturalmente anche dall'altra. Voilà. Facciamo scendere le nostre bavette del fiocco, così, e naturalmente ora piano piano sistemiamo la bombatura del nostro fiocchetto. Come vi dicevo, mi è venuta l'idea di farvi vedere come faccio io i fiocchetti perché ho visto una mia amica proprio sprecare metri e metri di nastro facendo dei veri e propri fiocchi attorno ai ramoscelli dell'alberello. Quindi io penso che in molti facciate il fiocco come lo faccio io. Per i pochi che non lo fanno, approfitto di questo video per farvi vedere appunto questa metodologia. Anche qui
quando avrete finito di sistemarlo, fate passare in mezzo il nastrino dorato. Potrete farlo quindi con miriadi di nastri bordeaux a fantasia e anche con diverse altezze di nastro. Naturalmente le proporzioni si rimpiccioliranno: se il nastro sarà più corto, la striscia via via sarà sempre più piccolina. Buon divertimento! Adesso invece andiamo a ridecorare delle vecchie palline di Natale che magari ci hanno stufato, ci stufa vederle sempre nello stesso modo, o sono graffiate. Insomma, le mie non hanno nulla di nessuna di queste caratteristiche, le ho prese apposta per farvi il tutorial e per darvi queste idee, però in generale quanti di noi ogni anno mettono da canto delle palline perché proprio non corrispondono più ai nostri canoni estetici? E allora mai buttare niente, ma rivisitare tutto. Ecco l'occorrente per creare queste nuove palline di Natale: un piattino perché dovremmo versarci le varie colle, o lo smalto per unghie che magari non ci è avanzato, non ci piace il colore, non ci piace la resa, o semplicemente di cui ci piace tanto il colore quindi vogliamo trasferirlo anche sulle nostre palline di Natale. Un piccolo pennellino, io userò 100, un bulino meglio conosciuto oggi come oggi e tristemente anche conosciuto col nome di dotter, perché oggi si usa più per le unghie che non per decorare le unghie che non per le materie artistiche. Questo è un bulino, cioè un chiodo con una punta stondata alla fine, che ci servirà per fare delle palline nella decorazione. Bene, cominciamo. Delle palline nelle palline. Cominciamo. Come prima cosa prendiamo una pallina. Io ne ho qui una satinata e ho qui un bellissimo smalto veramente con un colore stupendo che voglio usare appunto per decorare la mia pallina. Non è un peccato usare questo smalto, perché invece sulle mie unghie, per il mio lavoro purtroppo, dura mezza giornata. Seguendo la riga di congiunzione che le palline di plastica hanno, cominciamo a decorare facendo una serie di palline una accanto all'altra. Voilà, guardate che viene bellino, è come un gioiellino. Bene, seguitate così per tutta la circonferenza. Con la punta più sottile, perché questi dotter li vendono proprio con doppia punta, una più grossetta e una più sottile, fate delle palline un po' più in basso rispetto a quelle che avete fatto prima e un po' più piccole. Ora vi faccio vedere, prima faccio io e poi mi avvicino con la videocamera. Visto? Anzi, vi avvicino proprio. Ricicliamo sia palline che smalti che non possiamo utilizzare, che non abbiamo avuto il tempo o la voglia di utilizzare. Fatelo da una parte e anche dall'altra. Ok, guardate che carina. Fatelo naturalmente per tutta la circonferenza, io ve ne faccio solo metà perché voglio fare vedere più cose possibili all'interno di un video e non voglio annoiarvi. Adesso, fatto questo, scusate se la giro verso di me, se no non posso dipingere, con un pennellino sottile 100 è lo smalto che ho nel piatto, comincio a dipingere degli rigori la pallina. Tenete sempre appuntito il pennello. E andate di ghirigori. Questi ghirigori è lo schema di come fare la pallina, perché se vorrete potrete ricalcarvi con la matita o la grafite o la carta carbone il disegno e non andare direttamente naturalmente a mano libera. Li troverete sulla pagina Facebook, il video si chiama Le decorazioni dorate e anche l'album si chiamerà Le decorazioni dorate. Quindi a seconda del titolo del video voi andate a cercare l'album uguale, ancora non ho deciso.
Io sto dipingendo alla cieca, perché io sono qui, da questo lato, e sto dipingendo da questo lato per farvi vedere. Molto bene, molto bene. Visto? Piano piano ridate una nuova vitalità alle vostre palline di Natale. Diventa una meraviglia? E poi naturalmente faremo anche l'altra parte. Io veramente nell'altra parte vorrei mettere una dedica e vorrei regalare questa pallina a una mia cara amica. Ma la mia è nuova, non è usata, quindi se dovete regalarle, naturalmente usate palline nuove, che sennò non sta bene. Poi invece di fare un regalo ci litigate e poi date la colpa a me. Questo lo dico ovviamente alle più piccolini di arte per, ai più piccolini di arte per te, che nell'ingenuità ancora della bella età i grandi lo sanno bene. Questa pallina, il pregio di questo tipo di decorazione è che si asciuga in un attimo, cioè il tempo che voi finite un lato, l'altro è completamente asciutto. Da questo lato poi o scrivete la data di questo Natale o scrivete la dedica alla persona a cui volete regalarla e la vostra pallina è bella riciclata, oppure potete rifare esattamente la stessa cosa che avete fatto sul davanti. Quindi io invece continuerò un'altra serie di puntini. Anche a puntini potete farle questi ghirigori, quindi invece di poggiare il pennello tutto lungo potete dare tanti puntini di seguito e fare tutta la decorazione a pois, e viene anche molto molto carina. O farla tutta così, tutta a pois, e viene stupenda. Ci perderete un po' di tempo, però è divertente tutto sommato e non servono grandi capacità manuali, insomma, solamente la pazienza di poggiare il puntino al posto giusto, quindi di essere un po' ordinati. Ok, appendete la pallina finché non si asciuga e poi decidete dove posizionarla sul vostro albero di Natale. E voilà! Ora vi faccio le foto. Avete visto?
visto che è semplice fare i fiocchetti? Io li ho inseriti nelle decorazioni dorate perché avevo il nastro dorato, ma naturalmente potete farli in 2000, con 2000 nastri diversi. E avete visto com'è semplice recuperare le palline di Natale? Insomma, queste sono le decorazioni più classiche che ogni albero di Natale deve avere. Palline, fiocchetti, lo rendono più completo, diciamo così. E poi ci sono le decorazioni un po' particolari, tutte diversificate. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Commentate qua sotto, e se non riuscite a commentare è perché non avete l'account Google Plus, quindi fatevelo in modo che io possa rispondere ai vostri commenti e possa vedere, leggere i vostri commenti. E state attenti alle impostazioni, fate in modo che tutti possano rispondere ai vostri commenti, perché molti di voi sono rimasti senza una mia risposta perché hanno le impostazioni chiuse, dove chi può commentare i propri commenti sono solo pochi. Invece andate su impostazioni, vi si apre una pagina dove ci sono due voci, mettete chiunque e chiunque, cioè tu puoi commentare chiunque e chiunque ti può commentare, in modo tale che i rapporti siano scorrevoli. Ah, questo Google Plus, questo Natale ce lo sta rendendo un po' complicato, ma noi aggireremo l'ostacolo. Bene, quindi se non vi rispondo su YouTube è solo per questo, ma non demordete, c'è la pagina Facebook dove vi aspetto per rispondervi in tempo reale quasi, perché lì ci sono sempre ad ogni domanda, ogni curiosità, anche solo per scambiarci gli auguri o per scambiarci un pensiero veloce. Quindi vi aspetto tutti, spero che questo video vi sia piaciuto e vi rimando al prossimo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!